Eccoci qua. Allora, eccoci. Come seconda tappa e seconda parte della mattinata, siamo a Bagni San Filippo. Bellissimo. Sono delle cascatine proprio limpide. Tra l'altro non sono neanche private, quindi sono gratuite. Ovviamente gente ce n'è. Infatti il parcheggio, solo parcheggio a pagamento. Esatto, comunque è un bel posto, davvero. Belli. Qui ci rilasseremo, poi mangeremo qua a pranzo e poi nel pomeriggio, non vi dico perché sarà un'altra sorpresa. No, non dire. Comunque io ho preparato tutto lo zaino, ho portato il costume e poi arrivo qui, l'ho dimenticato, l'ho fatto da come al solito. Ma che testa te che. Spettacolo. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo pranzo. I Bagni San Filippo sono un'area termale nella parte sud-orientale della Toscana. Non è da trascurare il fatto che l'accesso sia libero, perché l'area non è occupata da uno stabilimento, ma è aperta a tutti coloro i quali vogliono godere delle sue acque curative. A poca distanza è presente anche un centro benessere a cui è possibile accedere pagando un regolare biglietto d'ingresso. Ciò che rende così celebre quest'area sono il Fosso Bianco e la Balena Bianca. Il Fosso Bianco non è altro che un modo per indicare l'area termale naturale accessibile liberamente. Infatti, attraverso la strada si scende in un vero e proprio grande fosso, creato dalle acque termali. Lungo la discesa del Fiumiciattolo si trovano numerose pozze, per lo più artificiali, nelle quali le persone si siedono per rigenerarsi e per fare qualche fango. Arriviamo nel cuore di una boscaglia dal quale si possono chiaramente vedere le pozze che continuano lungo tutto il tragitto del fiume e che rinnovano le sorgenti di acqua calda che, infine, arrivano fino alla Balena Bianca delle Terme. Il nome Balena Bianca è facilmente comprensibile. Ci troviamo davanti a un'enorme formazione di carbonato di calcio che continua ad essere alimentata a crescere grazie all'acqua termale che continua a sgorgare dalla sua sommità. Siamo arrivati a pranzo. Vediamo la mogliettina cosa. È una nocchetta. Nocchetta o un cigno? Forse un cigno. La verdura al cartoccio con la ricotta salata. Ecco qua. Viene zoom. Buon appetito. E qui c'è un tagliere di formaggi. E qui. E lì. Tutta pecora, vero? Sì. Pecora o capra, pecora. Buona! Guarda, siamo nel reparto erbivori. Amici, stiamo aspettando il nostro cinghiale. Adesso il resto è noia. The best. Il resto è noia. Non ci vanno. Scioscioli, è arrivato il pezzo forte. Scioscioli, la cosa più importante. Io ho preso con pomodorini. Cos'era? Ah, ricotta salata. Tu hai preso? Ascinta senese. Le cinghiale maiale. Io ho preso i pomodorini. Buon appetito. Ciao, se c'è qualche toscano, ciao. Salve ragazzi, iniziamo dopo i bagni di San Filippo stiamo facendo noi i bagni. Veramente dopo la mangiata. Dopo la mangiata sono 34 gradi. Beh ragazzi, fa parecchio caldo. E allora ci siamo appropinquiati un ginger beer. Io un'aranciata della Val d'Orcia. Prima di entrare la Basilica di Sant'Angelo. Sembra già da fuori. Sembra l'abbazia di San Galgano che è. San Galgano è un tetto che c'è. Che oltretutto vi mettiamo anche il link. Lo vedo, sì, della Basilica di San Galgano abbiamo fatto il video. Bravissimo, c'è da dire. Cioè, beh, direi. Mi ritirò senza. Sì, abbiamo ancora. L'Abbazia di Sant'Antimo è uno di quei luoghi da non perdere durante la vostra visita in Val d'Orcia. La chiesa abbaziale di Sant'Antimo risale agli inizi del XII secolo e raccoglie in sé diversi stili architettonici,
un'impronta francese mischiata all'architettura locale con elementi artistici lombardi. Gli interni sono in stile romanico e disposti su una pianta basicale, dotata di 3 navate. Le decorazioni sono notevoli e di elevata qualità. La navata maggiore è chiusa da una volta a capriate lignee. Dietro si snoda poi il deambulatorio, dotato di 7 archi sorretti da colonne monolite. In questo spazio ci sono anche alcuni affreschi come quello di San Gregorio Magno e San Sebastiano o quello di San Cristoforo. Questo ci racconta che gran parte della chiesa era anticamente affrescata, anche se ciò che rimane sono solo alcuni dipinti del deambulatorio e nella cappella carolingia. La leggenda vuole che a fondare l'abbazia di Sant'Antimo sia stato Carlo Magno. Lui fece costruire la cappella carolingia, attuale sacrestia della chiesa. Il campanile è sul lato sinistro della chiesa, con i suoi 27,5 metri di altezza, è il più antico rispetto alla chiesa abbaziale. Faceva infatti parte della precedente chiesa dell'XI secolo. Nel terreno davanti alla facciata della chiesa e al chiostro c'è invece l'orto di Santa Idegarda, dove vengono coltivate alcune delle principali piante officinali. A destra del chiostro e fino alla parte terminale dell'orto c'è l'apiario monastico, che occupa un piccolo appezzamento di terra in posizione isolata e assolata, domina i boschi della valle del torrente Starcia e che permette alle api di volare tra diversi fiori e piante prima di tornare alle arnie. Poco distante dall'apiario monastico, lungo il crinale della collina, c'è l'oliveta, dove vengono coltivati gli ulivi che danno vita a un olio extravergine ottenuto da olive raccolte a mano. Quarta tappa, forse ultima per oggi perché è dura, 34 gradi è dura. Abbiamo visto già tante cose. Comunque siamo a Pienza. Ovviamente qua sulla panoramica, sulla passeggiata di Pienza è bellissimo, c'eravamo già stati. Sì, mi ricordo, questo me lo ricordo anch'io. È veramente bello. Adesso visitiamo un po' il centro storico e poi, ma chissà, qui torneremo al Casale? Chi lo sa? Non lo so, qui al tramonto deve essere bello comunque, però non riusciremo a vederlo. E poi dobbiamo ancora dronare nei punti più iconici. Vabbè, oggi o domani. Lo faremo, domani è la giornata speciale. Andiamo ragazzi! Pienza, una meraviglia da cartolina che si dispiega tra panorami mozzafiato e dolci colline. Considerata la città ideale del Rinascimento, viene fondata per volere di Papa Pio II, che in questa zona nacque da genitori membri di una nobile famiglia senese. Riconosciuta come sito UNESCO nel 1996, è una meravigliosa testimonianza dei canoni urbanistici del Rinascimento. L'organizzazione razionale dei suoi spazi e le impareggiabili prospettive di piazze e palazzi cinquecenteschi conquistano lo sguardo di chi la visita. La storia della città ideale è strettamente legata a Papa Pio II, che realizzò il sogno di ripensare il borgo natale trasformandolo in un centro urbano ispirato ai principi architettonici e urbanistici del Rinascimento. L'uomo di Pienza, dedicato a Santa Maria Assunta, si trova in Piazza Pio II ed è uno dei monumenti principali del Rinascimento italiano. Molto bella la facciata in travertino, dove si ammirano alcuni archi sorretti da colonne. All'interno la cattedrale è divisa in 3 navate della stessa altezza, divise da 2 file di pilastri. In origine noto come palazzo pubblico, il Palazzo Comunale di Pienza si trova proprio di fronte al Duomo. È l'antica residenza dei priori e il suo tratto distintivo sono le 3 arcate che danno vita a un elegante portico, al cui interno si trovano gli stemmi in pietra del podestà che vi hanno vissuto.
passando a fianco dell'abside del Duomo di Pienza noterete sulla sinistra una stretta stradina pedonale che sovrasta le antiche mura cittadine. È la via del Casello, altrimenti nota come camminata panoramica di Pienza. Stavamo venendo via da Pienza senza aver comprato il pecorino di Pienza. Una puzza, per ragazzi. Piacere, ragazzi. No, è come andare, come andare a Milano e ciappano il panettone. Ma cosa c'entra? Anche non mangiare la cotoletta, vai a mangiare il pesce. Oppure andare a Bologna e ciappano la mortadella. E non prendere i tortellini. Ma per piacere. Easy. Corino comprato. Ding! Il centro storico di Pienza è bellissimo. Ci sono solo tante piccole botteghe che vendono prodotti locali e soprattutto casette rimaste immutate fin dal Rinascimento. Da Pienza vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del tour qui in Val d'Orcia.